Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati su Clash of Clans, video particolarissimo. Quest'oggi comincio l'episodio con così poche risorse nel primo villaggio. Una cosa che non succede da una vita, vi rendete conto? Startiamo sempre con 8 milioni, 9 milioni, non ci sono abituato a vedere il villaggio con meno di 4 milioni, mi sento un poveraccio. Ma state manzi, posso spiegare, anzi sicuramente ci sarete già arrivati anche voi. Qui siamo solo di passaggio per prendere le ricompense all'interno del Caravan Blu, siamo riusciti a sbloccare tutte quante le ricompense, esattamente 6. Poi passeremo nel secondo villaggio e lì sì che sono pieno di risorse, ci aspetta un episodio incredibile. Sono qui insieme a voi per fare il BH8 e seguite tutto l'episodio perché lo gemmeremo insieme con il libro delle costruzioni. Cercherò anche di piazzare più roba possibile. L'unica cosa che vi chiedo è di lasciare un bel pollice all'inizio di supporto se volete altri episodi qui nella sala del costruttore. Riusciamo ad arrivare per questo episodio storico in cui segneremo la storia di questo secondo villaggio a 10.000 like? Conto su di voi. Grazie a tutti per il supporto. Vi voglio onesti, bisogna dirlo, il mio BH7 è diventato un BH7 di tutto rispetto. Ora lo so, si tratta di un BH7 fake, BH7 non maxato, che passerò addirittura al BH8 fake. Ma sapete benissimo che la spinta del BH8 è incredibile, si tocca con mano citando Gattuso. Di che cosa stiamo parlando? Nuovo accampamento, un disastro di difese, tantissime trappole e la mega Tesla. Cambia totalmente la fase offensiva e quella difensiva. E devo dire che il ladder li sto già incontrando e mi fanno rosicare un tot. Comunque, le difese le ho portate tutte a livello 6, il mega cannone a livello 7, il resto tutto più o meno a livello 7. Voglio scoccare una freccia in favore della Supercell. Grazie all'evento della scorsa settimana con i bonus ogni 8 ore sono riuscito a portare tutte le mura a livello 5 e la macchina del costruttore, la macchina da guerra, il Transformers a livello 12. Pazzesco, quell'evento è una manna dal cielo. La cosa ancora più positiva è che al BH8 non si sbloccano altre mura. Yes! Se posso darvi un piccolo consiglio che riguarda sempre l'evento scorso, mi raccomando ragazzi, quando c'è un evento del genere non occupate mai il costruttore per più di un giorno, altrimenti rischiate di fare troppe risorse rispetto a quelle che poi effettivamente riuscite a spendere. Magari tenetevi il costruttore libero, vi spaccate di mura e di upgrade all'interno del laboratorio. Questi sono i consigli di Grax. Io direi di andare subito con l'upgrade del BH8. Non sto nella pelle, lo facciamo insieme, costa 2.800.000. Lo facciamo tra 3, 2, 1, ragazzi, è andato. E utilizziamo il libretto, ovvio. Segnatevi questa data, Grax passa al BH8 esattamente ora. E abbiamo preso pure la missione. LOL, non ci credo. Laurea in ingegneria, ne stavamo parlando nell'episodio scorso, pazzesco. Prendiamo la ricompensa, top. Posiziono un cannoncino e ci facciamo subito un attacco per spaccare il ghiaccio. Gemmiamo il cannone con il libro onnisciente. Mai nella vita, tenetevi pronti perché sabato Queen a livello 50. E ovviamente mi becco subito il BH8 contro. E questo comincia a essere un problema. Abbiamo i baby draghi di livello 14. Sicuramente possiamo fargli male, ma dobbiamo stare molto molto attenti. Attacchiamo con calma. Entriamo dentro. Un altro baby drago qua a sinistra. Supportiamo il Transformers, baby drago centrale, le due stelle ce le possiamo sognare, abbiamo fatto anche la rema. Andate baby draghi, la torre dell'arciere dovrebbe andare giù subito. Sono abituato a dire torre dello stregone, abbiamo perso la macchina da guerra, non ci credo. Non possiamo cominciare con un fail, no, non è possibile. Non posso inaugurare il BH8 con un fail e una sconfitta. Abbiamo solamente due baby draghi, si sono anche sovrapposti questi qua in basso a destra. Io non voglio crederci, almeno la stella, una stella. Sì, siamo nella cacca più totale. Io direi di prenderci quella Tesla e la difesa aerea. I petardi, non ce la faremo mai. Una stella fatta. Ci serve il fail del nostro avversario, altrimenti non è che siamo messi male quello che viene dopo. Preso anche il deposito, 53%, ciao al baby drago, torniamo indietro e l'avversario, ti prego, ha failato. Dimmi che ha failato. No, 77 due stelle. Ci ha spaccato. Amici, dimenticate subito il primo attacco, era di riscaldamento, ho preso un po' tutto sotto gamba. Parliamo delle cose serie, dobbiamo prenderci le ricompense mentre aspettiamo il secondo attacco. Partiamo subito con gemme e gemme, facili. Per quanto riguarda la terza scelta, secondo me, dato che le ho finite, posso anche prendermi la pozioncina blu. Qui ci prendiamo le gemme e ovviamente alla fine voglio testare le rune. Mi devo scusare. Nel precedente episodio ho scambiato quest'ultima runa
per la runa dell'Elisir Nero, ma come hai fatto, Grax? Ma era logico, nei giochi del clan riguardanti il secondo villaggio ti vanno a dare la runa dell'Elisir Nero? E soprattutto, te la danno per 50.000 punti, come minimo la Supercell ne vorrà 200.000. Sorry, errore mio. Svaghiamo il libro degli eroi, mai fatto, e testiamo queste due rune. Mandiamo tutto al castello. Questi giochi del clan mi sono piaciuti, sono stati molto difficili, ma comunque, il mio clan è arrivato a 70.000 punti, quasi. Complimenti a tutti. E stavolta dai, facciamo un attacco serio. Siamo contro un altro BH8, non ci credo, sono passato a BH8, ora becco solo BH8. Cerchiamo di fare il possibile. Mettiamo qualche baby drago laterale per fare percentuale. Ho messo gli sgherri che secondo me possono essere molto molto utili. Tac, bello quel Transformers lì in alto. Andiamo di sgherretti tattici belli alti, tutti quanti. Dobbiamo prenderci assolutamente il BH8, altrimenti sclero. Abbiamo distrutto quasi tutto. Gli ultimi 9 sgherri e facciamogli male. Abilità del Transformers che va verso il castello del clan. Abbiamo pochi sgherri e c'è... No raga, io mi sento... No raga, non ci posso credere, un altro fail, non ci voglio credere. No, il 50 almeno lo facciamo. 53, sì. Abbiamo ancora un baby drago. E se lo mettiamo strategico, forse il BH lo tiriamo giù. 3 sgherri messi così belli alti, che vanno tutti e 3 sul BH. Attenzione, che forse riesca a riaddrizzare una partita praticamente persa. Il BH scende sotto la metà. Questo baby drago è fondamentale. Vai baby drago, vai baby drago della vita. Distruggi quel BH8 e ti facciamo un monumento. Raga, ce la fa. Raga, davvero? E poi questo gioco non è scriptato? Io non voglio crederci. Sì, abbiamo perso per questa cosa. No ragazzi, io sono sconcertato. Vi giuro, sono sconcertato. Ma davvero un altro BH8? Sarà veramente un'impresa clamorosa. Con i baby draghi dobbiamo riuscire a pulire tutto, tutta la zona esterna. La macchina da guerra no, vabbè, non è rimasta neanche in vita. Ma come si fa? Non è possibile una cosa del genere. Subito gli sgherri, dobbiamo pulire tutta quella zona. Ne abbiamo tanti. E con tutti questi sgherretti forse riusciamo a pulire le difese aeree. Dai, ce la possiamo fare. Dai, che le due stelle sono alla nostra portata. Ma quando mai? Mai nella vita. Dobbiamo pulire quelle tre difese aeree. Abbiamo un baby drago che sarà fondamentale nella fase finale. Dai che rimane solamente una difesa aerea problematica. Distruggiamo quella a sinistra. Le due stelle le abbiamo fatte, io spero, ma non sono sicuro. Il BH scende sotto la metà. Un capellino di vita, due stelle fatte. Che peso che ci siamo tolti. Se questo mi ha fatto il 100%, vi giuro quitto il video. Tac, 60%, 63%. Distruggiamo forse anche il deposito. No, invece sì. E invece sì, e invece no. E... Ma vi rendete conto? Ma vi rende... Oh, ok. Vittoria, almeno questo. Almeno questo per rialzare un po' sul morale. Cosa piazziamo ora? Mettiamo tutte le trappole. Trappole a scatto, messe. Abbiamo ancora 100.000 di monetozze. Mettiamo la trappola a spintoni. Ci dovrebbe essere anche una bomba gigante, se non erro. Esattamente, 30.000. Abbiamo posizionato tutte le trappole e possiamo mettere qualcosa che duri poco. Tipo il doppio cannone, appena posizionato. Ho rischiato di sprecare l'Isir startando una battaglia. Facciamo un upgrade all'interno del laboratorio. 1.200.000 le Night Witch a livello 8, 2 giorni andate. Ricordiamoci, fondamentale, che il nostro obiettivo rimane quello di posizionare il sesto accampamento. 2.500.000, devo farmare come un dannato. No amici miei, problema esistenziale, ho fatto male i calcoli. Pensavo che dopo i 3 attacchi con bonus fatti ci fosse un altro bonus da 3 attacchi pronto e disponibile. Purtroppo non è così. Non ho i bonus necessari per arrivare a 2.500.000 di elisir e quindi fare l'ultimo accampamento. Non posso lasciarvi così. Lo faccio solo per voi. Cheat Ciccio Gamer. Vado a gemmare il bonus, 63 gemme. E noi ci vediamo a fine video per fare l'accampamento. Sono fiducioso. Io provo la stessa tecnica di prima. Partiamo subito con questo bellissimo Transformers sulla destra. Un baby drago di supporto. Quello di sinistra pulirà tutta la zona sinistra. Mettiamo un baby drago qui sotto. Uno centrale, uno laterale. E con tutti gli sgherri dobbiamo spaccare malamente. Ora al centro. Tac, messi tutti. Abilità del Transformers. Attenzione ragazzi, perché gli sgherri sono tanti e ce la possono fare. Dobbiamo spaccare la bombozza contraerea, altrimenti abbiamo perso. È andata giù. Occhio che forse le due stelle ce le portiamo a casa, ma sicuramente sono tantissimi sgherri sul BH. Andate sgherretti. Abbiamo un baby drago di supporto, due stelle fatte, 58%. Facciamo anche il 65, secondo me sì, 64. Non facciamo mosse azzardate. Baby drago sul laboratorio, distruggiamo
diciamo il laboratorio stellare che dovrebbe andare giù tranquillamente. Forse due sputacchiate le diamo pure all'accampamento e andiamo al 69%. Tac, 69 il numero nostro fortunato. Ci porta a casa la vittoria? Lo spero vivamente. Yes, abbiamo fatto pure più trofei rispetto a quanto siamo partiti. 42%, una sola stella. Non ci rimane altro che fare l'accampamento. Nel frattempo ho anche posizionato tutto. Amici miei, esercito accampamento, 2 milioni e mezzo lo piazziamo qui sotto. Ottimo! Mi raccomando ragazzi, se questo episodio vi è piaciuto, un bel pollice all'inizio di supporto. Commentino qui sotto se volete altri episodi riguardanti il secondo villaggio. E mi stavo dimenticando, se potete, magari su Instagram mandatemi qualche disposizione ottima per il BH8. Noi ci vediamo al prossimo episodio che sarà domani, Clash Royale. Un salutone e un abbraccione da Grax. Ciao a tutti ragazzi!